La festa si terrà dilatatore nella contea di biotermico elettromiografo. Si prega vivamente la popolazione di partecipare numerosi. Sfigmoman sfigmomanometro. Sfigmo. A che ore ti sei addormentato ieri sera? Chi lo sa? Alle 2, 2:30. A che ora mi hai coperto? Verso le 4. Hai combinato qualcosa? Ah, non molto. Come si fa a imparare 80 prodotti in una settimana? Dilatatore biotermico, elettromiografo, entero chissà che cosa. Non so perché Botrite si è fissato su questa linea di attrezzature mediche. Non andava bene la vecchia linea che abbiamo sempre venduto. Ehi, cowboy, come stai oggi? Bene. Ha ancora questo raffreddore. Ah. E ha ancora la febbre. Dovresti chiamare il dottor Chapman. No, è ancora fuori città. E non mi piace quel tizio che lo sostituisce, il dottor Paraurti. Paraurti? Ma si chiama così? Sì, che c'è di tanto strano. Non lo credo. Devo andare. Ciao. Ciao. Tu, Sofia. Buongiorno. Buongiorno, Bill. Ginger ha avuto la cucciolata ieri notte. Vuoi vederli? Dopo, torno a casa per pranzo. Quanti ne hai avuti? 9. 9? Lo so, sono parecchi per un cane piccolo come un'enciclopedia. Ma ti assicuro che Ginger se l'è cavata benissimo. Hai detto enciclopedia? Sì. Ginger è un'enciclopedia? Lo era l'ultima volta che l'ho vista. Ma lo sai benissimo, Bill. Andiamo, non prendermi in giro. Dilatatore miotermico, elettromiografo, elettromiografo. Io penso che queste attrezzature mediche si venderanno come pasticcini, non c'è problema. Ah, ciao, Bill. Cerchi di imparare la nuova linea, Deve essere vero che l'arteriosclerosi aumenta con l'età. Non te lo prendere, Billy Boy. Forse per noi ci vorrà del tempo per imparare, ma abbiamo una cosa importante, la maionese. Sì, posso parlare con Doug Seaver, per favore? Sono Bill Lowry, della McConnell & Denton. Senti, Bill, posso richiamarti un'altra volta? Mia moglie mi sta aspettando. Oggi è il nostro 17° aspirapolvere di matrimonio e la porto a fare un giro in barca e poi a cena. Scusami, Doug, che cos'è oggi? Il nostro aspirapolvere. Aspirapolvere? Sì, il 17°. Ti chiamo io domani. Ehi, Doug, aspetta. Ah, ciao, Robby. Oh, signor Lowry. Lei conosce quella nuova, Barbie? Certo. L'ho invitata a uscire un sacco di volte. Oggi ha accettato, ma sarà qui tra 5 minuti e non so dove portarla, dinosauro. Pensavo al Capitol Inn, ma forse è un po' esagerato. Lei cosa ne pensa? Vuoi portare questa ragazza a dinosauro, eh? Esatto. Dinosauro. Ah. Ah, un momento. Hai detto dinosauro? Sì. Ma che cos'è? Una nuova espressione o qualcosa del genere? Si dice dinosauro per pranzo? No. Ma allora che diavolo dici? Senta, signor Lowry, se lei non vuole o non sa suggerirmi un posto, lo chiederò un altro. Non sapevo neanche il problema. Robby? Ciao, cara. Ciao, amore. Com'è andata oggi? Ah, abbastanza bene. Tranne per una cosa stranissima, sai, stavo uscendo dall'ufficio e un certo Robby lavora alle comunicazioni, mi ferma e mi scusa, dice... Scusa, tesoro, mi spiace interromperti, ma è quasi pronto e vorrei che tu andassi a vedere Donny prima di mangiare. Perché? Non sta bene? Il raffreddore sta peggiorando, è pallido ed è un po' congestionato e non ha voluto toccare il dinosauro quando gliel'ho portato. Cosa? Cosa hai detto? Ho detto che il raffreddore di Donny sta peggiorando. No, 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 no.
Tu hai detto dinosauro. Non ha voluto toccarlo, è il suo piatto preferito, il tonno. Perché hai detto dinosauro? Io ti aspettavi che dicessi. Ma per caso, Robby è uno dell'ufficio, ti ha chiamato e ora dici dinosauro per farmi uno scherzo? Robby, chi è Robby? Perché dovrebbe telefonare? Ma perché dici dinosauro invece di pranzo? Dinosauro invece di pranzo? Bill, ma insomma, che diavolo stai dicendo? Non senti quello che dici. Tu hai detto che Donnie non ha voluto toccare il dinosauro. Lo so. E sono preoccupata. Dinosauro? Ma insomma, Katie, è pranzo. Si dice pranzo. Pranzo? Ma mi sai dire che cosa c'entra il pranzo adesso? Che cosa c'entra il pranzo adesso? Va bene. Ok. Cosa vuol dire pranzo? Lo sai cosa significa pranzo? Che cosa significa? Dimmelo! È un colore. Lo sai, una specie di rosso, un rosso chiaro. Tesoro, qui è quasi pronto. Vuoi farmi il favore di andare a vedere Donnie mentre io metto in tavola? Il tuo dinosauro è pronto. I Dodger hanno sfogliato i Giants ieri sera. Per poco non hanno perso. Se Sack non avessero aggiunto l'utile base nel nono inning. Stai divano, Bill. Sai, io sono una sella ammiratrice di Deserto Strayland. Il suo sole film è assolutamente candente. Ci sarà un vinaio in casa mia, vedi? Ma io andavo in Danis. Fatti fatta poi, mi sta poco convenendo. Buona angolarità, signor Lord. Vacanza niente, gamba. Non passarmi nessuno, Cindy. Che torta! Non passarmi nessuno. Certo, signor Tuono. Va per timido. Timbro, Perla, il fascicolo che è capitale. Ragiona. Ah, quella ceppa. Anice popolare, picco regalo, giorno arrampica stretto, solo bestiame. Strattona a casa. Perno, l'anno Siris. Fritto col sacco? Perno, timbro? Becco aspro lo zoom questo carico fischio. Succo uomini i tuoi tentacoli stesi. Perno! Allacciare il patrigno, allacciare il patrigno. Allacciare il patrigno, allacciare il patrigno, allacciare il patrigno. Resiste a sessione, asso di tempo. Le pesche celi, ma la corporazione di Sesamo raggiungerà i salti.
controllo. Churchill in immersione, ma a carrello, eh? Pernova stanca. No, dia fine manzo tono. Io minuscolo pato furgone. Furgone, pato vacilla, limite. Scuro esterno nero. Va pentola bastone luna. Luna Domi. Stretta, luna stretta. La febbre è molto alta. Respiro. Forse è polmonite. Dobbiamo portarlo in ospedale. Prendi la coperta. Prendi la coperta. Katie, la coperta! Penno, inquina nel bancone. Salva acustica, catarifrangente in alba. Mi scusi, mio figlio non riesce a respirare. Non colorisco, fa brogagno. Katie! Io ho una guida minuscolo furgone data. Chiama furgone stile ciuffo. Lavora in avventura. Datela. Case di mare sa trapiti agenti nel forestale più lieve. Era biomassa abbranzato. Lontra cambia magro. Suono veloce. Inchiostro pacchetto. Torte votanti maiuscolo. Vino mentale furgone in affitto. Zio continenti. Asse, asse affittate. Condominio frettoloso con Pasqua vaganti. Impero penna riduca. Batte. Armanito Brett. Grazie, signore. Grazie infinite per mio figlio. Spero che almeno tu mi capisca. Palazzo sabbia scrivania, Perno. Ah! Era buono. Molto buono. Thank you.
come mai può essere capitata una cosa tanto straordinaria a un uomo così comune? Mercoledì. Mercoledì. Può non avere importanza che il mondo sia cambiato così drasticamente per lui. La vita è incomprensibile anche nei momenti migliori. Ma è importante che Bill Lowry sia un uomo comune, e uno come noi, un uomo deciso a prevalere nel mondo che era, nel mondo che è o nel mondo che sarà, ai confini della realtà. Ehi, aspetta, allontanati! Ehi, via! Addio, siamo una famiglia fortunata. Siamo molto fortunati. Ragazze, non allontanatevi, tra poco si mangia. Sì, ciao, ciao. Sei felice? Vorrebbe lo champagne. Ah. Non sapevo che ci avresti pensato. Per favore, chiama di nuovo le ragazze. È ora di mangiare. Vuoi aprire un'altra bottiglia? Cosa hai detto, cara? Ne hai appena aperta una. Un'altra bottiglia? Ho sentito un suono stranissimo. Quale suono? Non importa. Vai a chiamare le ragazze, ok? Ok. Ragazze! Forza, venite, si mangia! Ma dove è andato a finire il pollo? Si direbbe che sia la prima volta che vedono del cibo. Stai bene, cara? Sì. Credo. Che strana cosa. Stai bene, cara? Me lo hai appena chiesto. Stai bene, cara? Perché continui a ripeterlo? Cosa ripeto? Continua a chiedermi se sto bene. L'ho detto solo una volta. No, me l'hai chiesto 3 volte. Tieni. Credo che tu ne abbia bisogno. Un brindisi alla nostra nuova casa, al mio aumento e a questa stupenda giornata. Dove sono le bibite? Ah, sì, ve le do subito. Ecco le bibite. Una lattina e... due lattine. Apritele. Ora facciamo un brindisi. Dove sono le bibite? Ah, sì, ve le do subito. Una lattina e 2 lattine. Un brindisi alla nostra nuova casa, al mio aumento e a questa... stupenda giornata. Tieni. Credo che tu ne abbia bisogno. Un brindisi alla nostra nuova casa, al mio aumento e a questa stupenda giornata.
Attenzione a tutti gli operai in superficie. Allarme livello 3 di pioggia acida. Procedure anticorrosione in funzione. I rapporti giornalieri di produzione verranno ritardati di 10 minuti. Si prega di attendere. Accidenti, quando li faranno funzionare questi aggeggi? Ma non capiscono che sconvolgono il cervello della gente. Su, signora, si rimetta giù adesso. Va tutto bene. Rimangono ancora 6 minuti. 6 minuti? Di che cosa sta parlando? Senta, prima di venirne fuori, era tutto un po' ripetitivo. Sì, era così. Credo di sapere cos'è. Non riesco a capire. Che cosa succede? È un sogno, un orrendo sogno. No, questa è la realtà, signora. Il picnic con la famiglia, quello è il sogno. Guardi. Se resta immobile un attimo, la rimando laggiù per gli ultimi 6 minuti che le rimangono. E dopo dovrà tornare al lavoro. Si appoggi indietro e si rilassi, ok? Ecco, dovrebbe funzionare. Bene, signora, torni al suo sogno. Dormito bene? No. Ho fatto un sogno stranissimo. È un'evasione, turno blu, 17, sbrigate. Non c'è odore di bruciata. No, stai tremando, hai freddo? Beh, com'era questo sogno? Ora il ricordo si appanna. Ero... non so, una specie di operaia in una fabbrica del futuro. Oh, ora... non riesco a spiegare. Ho cercato di togliere la corrente, ma l'isolatore non funziona. Non sarebbe servito. È troppo tardi per questo. Come sono felice di essere tornata. Beh, lo sono anch'io. Ti amo tanto. Anch'io ti amo tanto. Non posso restare qui con te. Per sempre. Sì. Resta qui con me. Per sempre. Almeno è morta felice. Ora di controllo. Ci ricevete, passo. Qui Discovery, vi sentiamo, controllo. Come vanno le attività di Cargo Bay? Le operazioni Cargo Bay procedono come previsto. Becky sta per fare la sua prima passeggiata nello spazio. Sta arrivando, Doc. È appena in tempo, Doc. Becky sta per andarsene nello spazio. Ciao, Becky. Non perderti, Non preoccuparti, non mi perdo. Torno tra poco, ragazzi.
Mi dispiace lasciarvi tutto il lavoro. Ti terremo qualcosa da parte. Oh, com'è bello quassù, è meraviglioso. Qualcuno vuole che faccia una piroetta? Non esagerare. Non è una spacconata, voglio solo provare l'equipaggiamento. Ah, ah. Sei invidioso, Gary? Io invidioso? Ma pianta. Siamo pronti. Aspettate un attimo. Ho visto lampeggiare una luce bluastra. Dove, Beck? Io non l'ho vista. Sulla fusoliera, vicino al gomito del comando a distanza, ho visto lampeggiare una luce blu. Ha lampeggiato come un flash. Adesso non c'è più. Discovery, qui torre di controllo. Iniziate la discesa, passo. Ricevuto. Discesa iniziata, è tutto a posto. Anche per noi è tutto a posto, Discovery. È solo un altro atterraggio, torre di controllo. Passo. Senti, io sto dicendo che è un peccato, un vero peccato. Alla gente non importa più nulla. Ma certo che la gente non importa più nulla. E perché dovrebbe? È il nostro 38esimo volo senza problemi. Non c'è più drammaticità. La perfezione è noiosa. Io provo ancora un brivido quando lo vedo decollare e poi atterrare. Beh, capo, lo sanno tutti che ti diverti con poco. Klaatu Barada Nikto. Non ti chiederò da che pianeta proviene. Soltanto mia madre lo sa con certezza. Che cos'è che vi dava problemi? La telecamera 2. Ah. E cosa aveva? Beh, ha smesso di funzionare per un po', poi è tornata in funzione, ma non rispondeva ai comandi. Forse c'era un contatto. Ho controllato. Non sono scemo come sembra. Ah. E qual era la natura esatta del guasto? Prima la lente stentava a mettersi a fuoco, poi la telecamera ha cominciato a ruotare e non riuscivano a tenerla sotto controllo. E alla fine l'hanno spenta. Ma può darsi che sia allucinata. Forse sei tu l'allucinato. La manderò all'elettronica. Tu riempi il modulo e assicurati che arrivi a destinazione. Ricevuto. Qui è Tyson, tessera 6478. Comunico in codice F come Frank, emergenza. Serve. C. Serve. Aiuto. Il dottor Heilman verrà tra poco. Vuole che aspettiamo a iniziare i test finché non arriva. L'esame preliminare non mostra niente. È una telecamera, tutto qui. Voi non vi sentite un po' stupidi? Aspettate che arrivi il capo e che scopra che stiamo tenendo prigioniera una telecamera nella stanza di isolamento. L'eccitazione sarà troppo forte per lui. Sì, sì, per favore. Grazie. Non c'è nessuna traccia di Simmons. Entrate se non mi credete. Entrate e sollevatela. Nessuno di noi dice che non ti crede. Allora perché mi guardate come se avessi dei funghi sulla testa? Sentite, non è più possibile trovare Brady Simmons. È scomparso. Qualcosa in quella telecamera lo ha attaccato. Lo ha disintegrato.
Su, andatela dentro. Vorrei che ci entrasse qualcuno, oltre a quello stupido robot. Ah, ragazzi, qualsiasi cosa stia succedendo, noi andremo fino in fondo. Vero, Lockridge? Gerard, mi fai uscire di qui? Non è lui. Non è Simmons. Perché non è Simmons? Ma insomma, dove mi trovo? Ma come ci è entrato? Non è possibile che sia entrato là. Allora, che cos'è questa storia? Vuole dirmi almeno dove mi trovo? Risulta un uomo. Per l'amor del cielo, guardatelo, è ovvio che è un uomo. Insomma, cos'è questo posto? Dov'è la telecamera? Ma che cosa vi ha preso? Su, fatemi uscire. Fatemi uscire! Che motivo c'è per tenerlo prigioniero lì dentro? Che ci fa Simmons dentro quella stanza? Non ce l'abbiamo messo noi. E Peter, di al capo quello che succede. E Teresa, riavvolgi il nastro sulla una. Di quanto? 4 metri, sì, 5 metri. Ma lascia accese le altre. Annie? Sì? Parla con il signor Simmons. Va bene, ma che gli dico? Digli di mettersi comodo, saremo da lui tra un minuto. D'accordo. Signor Simmons. Lei ha subito uno shock, signor Simon. Si metta a suo agio, ci occuperemo di lei tra pochi minuti, stia tranquillo. Non riusciamo ancora a spiegarci come sia entrato lì dentro. Accidenti, hai visto, hai visto. Heilman, vieni, vieni qui, sbrigati. Riavvolgilo, Teresa. No, non troppo, solamente di poco. Ve lo ripeto, io sto bene. Cioè, a dire il vero, comincio a diventare pazzo, ma a parte questo, io sto molto bene. Insomma, volete farmi uscire da qui? Ecco. Ecco, ecco, avete visto? Sono pazzo. Deve esserci un trucco. Già, ma quale trucco? Noi non lo conosciamo. Non saltiamo subito alle conclusioni. Ma guarda, è tutto lì, è lì, sul nastro. Cosa? Cosa c'è? Dimmelo. Ma non lo so, non lo so che cosa sia. Un mutante, un camaleonte. Qualcosa. Dimmi chi sei. Devo identificarti. Che vuol dire chi sono? Chiunque può dirglielo. Sono Brady Simmons, numero di tessera 4374. E lei chi è? Io sono il dottor Heilman. E temo che lei non possa ancora uscire da lì. Almeno finché non mi dice come ha fatto ad entrare lì dentro. Non lo so come sono entrato qui dentro. Comunque ora voglio uscire. E perché? Perché deve uscire? Vi prego, lasciate uscire Brady. Per favore, lasciatelo andare. È un vero mago. Chi è quella? È la moglie di Brady Simmons. Oh, per favore, liberatelo. Sta bene, sul serio. Lui vuole stare con me. Vi prego, fatelo per me. Non c'è nulla che non vada in lui. Lui sta bene, davvero. È una specie di illusione ottica, Peter. Telefona a casa di Brady Simmons e vedi se sua moglie è in casa. Se non è un'illusione, sapete che cosa abbiamo per le mani? Qualcosa che può cambiare la propria struttura organica quasi istantaneamente, come vuole. Kurt, ti ho detto di non saltare alle conclusioni. Non sappiamo ancora se è un extraterrestre. Signora Simmons. La signora Simmons è in linea. È a casa. Adesso mi credete? Qual è il nome della signora Simmons? Kate. Kate? Sì. Kate, lei ci sta chiedendo di lasciare che Brady, suo marito Brady, esca da lì. Oh, sì, è così. Fatelo, signori, vi prego. Dov'è Brady, Kate? Dov'è?
Non lo vedo, Kate. Dov'è Brady? Mi faccia vedere dov'è. Ha fatto un errore, lo ha fatto. Sta zitto, Gerald. Kate, dov'è suo marito? Io non lo so. Non è là dentro, Kate. Razza di bastardi. Ragazzi, adesso mi sono stancato. Fatemi uscire. Fenomenale. Di qualunque cosa si tratti, ha creato la signora Simon dalla memoria di Brady, e cioè sa tutto quello che sa Brady. Ha assorbito le sue conoscenze, i ricordi, le emozioni. Tutto questo è veramente assurdo. Ehi, ho detto che mi sono stancato. Fatemi uscire, così possiamo discuterne. Che qualcuno gli parli, non è solo arrabbiato ora. Simon, si calmi, la prego. La smetta! Dobbiamo assolutamente addormentarlo. Presto, apri il cilindro numero 6. Cilindro 6 aperto. Funziona. Ha fatto effetto. E ora? Per favore, stai attento. Polso normale. Considerando il sedativo. Quest'uomo è vivo. Quest'uomo? Però è fuori combattimento. Non sappiamo per quanto tempo lo resterà, perciò per favore sbrigati. Va bene. Gli darò un altro sedativo e poi potremo ricreare l'atmosfera e collegarlo ai nostri mondi. Attento! Attento! Mi dispiace, dottore. Non voglio un altro sedativo, grazie. Ivan! Ditemi che mi sto sbagliando. Non può essere. È un ordigno atomico. Una specie di bomba nucleare. C'è un timer collegato. Il detonatore sarà attivato tra poco più di 2 minuti. Secondo me si è stufato di giocare. Penso sia meglio farlo uscire. Heilman ha lavorato nel settore armamenti per 10 anni. Lui saprebbe fare una bomba dal nulla. Ma dove avrà preso il materiale, quella cosa? Ma insomma, non abbiamo idea dell'età di quella cosa. In quanti mondi può essere stata? Da dove viene? Quante cose avrà assorbito? Può aver assorbito materiale sufficiente per fare una bomba. Meno di 2 minuti. Manca poco ormai. Io vado là dentro. No. Qualcuno deve farlo. Brady. Heilman. Qualunque cosa tu sia, sei libero. Se uscirai da questa porta, noi non cercheremo di trattenerti, lo prometto. Noi non volevamo nuocerti. Volevamo soltanto capire e, sì, controllare. Ma io immagino che sia la nostra natura. Buona o cattiva, noi siamo fatti così. Tu sopravviverai, non è vero? Noi saremo tutti uccisi, ma tu sopravviverai. Ah!
Ayman. Ayman, aspetta! Aspetta! Che sta succedendo? Tutto bene, aspettate qui. Aspetta! Aspetta, voglio parlare con te! Devo parlare con te! Aspetta! Ayman. Sì, dimmi. No. No, tu non sei Ayman. Ti prego. Lascia Ayman e Brady. Ti prego. Non siamo prigionieri, dottore. Non è come se ci obbligassero. Casomai c'è una certa sete. Sete? Ma quale sete? Venga con noi. Lo potrà scoprire da solo. Le stiamo offrendo l'universo. L'occasione di vederlo tutto. No, no, no. No, io non posso. Ma aspetta, ti prego. Dimmi, perché sei venuto? Perché? Solo curiosità. Immaginate di visitare tanti mondi sulle ali del vento solare. Migliaia di voci cantano nella vostra memoria. Quest'uomo può solo immaginare le meraviglie che avrebbe potuto conoscere. Patrigno, allacciare il patrigno. Allacciare il patrigno, allacciare il patrigno, allacciare il patrigno. Resiste a sessione, asso di tempo. Le pesche celi, ma la corporazione di Sesamo raggiungerà i salti. Cerceli in immersione, ma a carrello, eh? Perno, va stanca. No, dia fine, manzo tono. Io minuscolo pato, furgone, pato vacilla, limite. Scuro esterno nero. Va pentola bastone luna. Luna stretta. La febbre è molto alta. E il respiro. Forse è polmonite. Dobbiamo portarlo in ospedale. Prendi la coperta. Katie, la coperta! Penno, inquina nel bancone. Salva acustica, catarifrangente in alba. Mi scusi, mio figlio non riesce a respirare. Non colorisco, fa brogagno. Katie! E una guida minuscolo furgone data. Chiama furgone stile ciuffo. Lavora in avventura. La tela. Case di mare, satrapi piangenti nel forestale più lieve.
Era biomassa a branzato. Lontra cambia magro. Suolo veloce. Martinati loco, fue fatto val di noce. Inchiostro pacchetto. Torte votanti maiuscolo. Vino mentale, furgone in affitto. Zio Continenti. Asse, asse affittate. Condominio frettoloso con Pasqua vaganti. Grandi erbette con ansie di termosifoni lubrificate in toto. Impero penna riduca. Batte. Armanito Brett. Benissimo. Hai detto enciclopedia? Sì. Ginger è un'enciclopedia. Lo era l'ultima volta che l'ho vista. Ma lo sai benissimo, Bill. Andiamo, non prendermi in giro. Dilatatore miotermico. Elettromiografo. Io penso che queste attrezzature mediche si venderanno come pasticcini. Non c'è problema. Ah, ciao, Bill. Cerchi di imparare la nuova linea, Deve essere vero che l'arteriosclerosi aumenta con l'età. Non te lo prendere, Billy Boy. Forse per noi ci vorrà del tempo per imparare, ma abbiamo una cosa importante, la maionese. Sì, posso parlare con Doug Seaver, per favore? Sono Bill Lowry, della McConnell & Denton. Senti, Bill, posso richiamarti un'altra volta? Mia moglie mi sta aspettando. Oggi è il nostro 17° aspirapolvere di matrimonio e la porto a fare un giro in barca e poi a cena. Scusami, Doug, che cos'è oggi? Il nostro aspirapolvere. Aspirapolvere? Sì, il 17°. Ti chiamo io domani. Ehi, Doug, aspetta. Aspira pure. Ah, ciao, Robby. Oh, signor Lowry. Lei conosce quella nuova, Barbie? Certo. L'ho invitata a uscire un sacco di volte. Oggi ha accettato, ma sarà qui tra 5 minuti e non so dove portarla a Dinosauro. Pensavo al Capitol Inn, ma forse è un po' esagerato. Lei cosa ne pensa? Vuoi portare questa ragazza a Dinosauro, eh? Esatto. Dinosauro. Ah, un momento. Hai detto dinosauro? Sì. Ma che cos'è? Una nuova espressione o qualcosa del genere? Si dice dinosauro per pranzo? No. Ma allora che diavolo dici? Senta, signor Lowry, se lei non vuole o non sa suggerirmi un posto, lo chiederò un altro. Robby. Ciao, cara. Ciao, amore. Com'è andata oggi? Ah, abbastanza bene. Tranne per una cosa stranissima, sai? Stavo uscendo dall'ufficio e un certo Robby lavora alle comunicazioni. Mi ferma e mi scusa, dice... Scusa, tesoro, mi spiace interromperti, ma è quasi pronto e vorrei che tu andassi a vedere Donny prima di mangiare. Perché? Non sta bene? Il raffreddore sta peggiorando, è pallido ed è un po' congestionato e non ha voluto toccare il dinosauro quando gliel'ho portato. Cosa? Cosa hai detto? Ho detto che il raffreddore di Donny sta peggiorando. No. Tu hai detto dinosauro. Non ha voluto toccarlo, è il suo piatto preferito, il tonno. Perché hai detto dinosauro? Io ti aspettavi che dicessi. Ma per caso, Robby è uno dell'ufficio, ti ha chiamato e ora dici dinosauro per farmi uno scherzo? Robby, chi è Robby? Perché dovrebbe telefonare? Ma perché dici dinosauro invece di pranzo? Dinosauro invece di pranzo? Bill, ma insomma, che diavolo stai dicendo? Non senti quello che dici. Tu hai detto che Donny non ha voluto toccare il dinosauro.
Lo so. E sono preoccupata. Dinosauro. Ma insomma, Katie, è pranzo. Si dice pranzo. Pranzo? Ma mi sai dire che cosa c'entra il pranzo adesso? Che cosa c'entra il pranzo adesso? Sporchi frondosi in 47C. Baltor Caneta. Baltor Caneta. Grazie, signore. Grazie infinite per mio figlio. Spero che almeno tu mi capisca. Palazzo Sabbia Scrivania, Perno. Ah! Era buono. Molto buono. Come mai può essere capitata una cosa tanto straordinaria a un uomo così comune? Mercoledì. Mercoledì. Può non avere importanza che il mondo sia cambiato così drasticamente per lui. La vita è incomprensibile anche nei momenti migliori. Ma è importante che Bill Lowry sia un uomo comune, e uno come noi, un uomo deciso a prevalere nel mondo che era, nel mondo che è o nel mondo che sarà, ai confini della realtà. Ehi, aspetta, allontanati! Ehi, via! Oddio, siamo una famiglia fortunata. Siamo molto fortunati. Ragazze, non allontanatevi, tra poco si mangia. Sì, ciao. Sei felice? Vorrebbe lo champagne. Ah. Lo sapevo che ci avresti pensato. Thank you.
la festa si terrà dilatatore nella contea di Cremona, biotermi elettro miografo si prega vivamente la popolazione di partecipare a sfig moman na 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 nome sfig momanometro sfigmo... A che ore ti sei addormentato ieri sera? Chi lo sa, alle 2, 2:30. A che ora mi hai coperto? Verso le 4. Hai combinato qualcosa? Ah, non molto. Come si fa a imparare 80 prodotti in una settimana? Dilatatore biotermico, elettromiografo, entero chissà che cosa. Non so perché Botraite si è fissato su questa linea di attrezzature mediche. Non andava bene la vecchia linea che abbiamo sempre venduto. Ehi, cowboy, come stai oggi? Bene. Ancora questo raffreddore. Ah. E ancora la febbre. Dovresti chiamare il dottor Chapman. No, è ancora fuori città. E non mi piace quel tizio che lo sostituisce, il dottor Paraurti. Paraurti? Ma si chiama così? Sì, che c'è di tanto strano. Non lo credo. Devo andare. Ciao. Ciao. Su, soffia. Bravo. Buongiorno. Buongiorno, Bill. Ginger ha avuto la cucciolata ieri notte. Vuoi vederli? Dopo, torno a casa per pranzo. Quanti ne hai avuti? 9. 9? Lo so, sono parecchi per un cane piccolo come un'enciclopedia. Ma ti assicuro che Ginger se l'è cavata bene. Va bene. Ok. Cosa vuol dire pranzo? Lo sai cosa significa pranzo? Che cosa significa? Dimmelo! È un colore. Lo sai, una specie di rosso, un rosso chiaro. Tesoro, qui è quasi pronto. Vuoi farmi il favore di andare a vedere Donnie mentre io metto in tavola? Il tuo dinosauro è pronto. I Dodger hanno sfogliato i Giants ieri sera. Per poco non hanno perso. Se Sack non avessero aggiunto l'utile base nel nono inning. Stai divano, Bill. Sai, io sono una sella ammiratrice di Deserto Strayland. Il suo sole film è assolutamente candente. Ci sarà un binaio in casa mia, vedi? Ma io non ho la mi sta poco convenendo. Buona angolarità, signor Lord. Vacanza niente, Gamba. Non passarmi nessuno, Cindy. Che torta? Non passarmi nessuno. Certo, signor Tuono. Va per timido. Timbro, Perla, il fascicolo che è capitale. Ragiona. Aquila e cepo. Anice popolare, piccole gale, giorno arrampica stretto, solo bestiame.
Strattone a casa. Perno, l'anno Siris. Finito col sacco? Ok. Perno, timbro? Becco aspro lo zoom questo carico fischio. Succo uomini i tuoi tentacoli stesi. Perno! Allacciare